assurdo, noi potremmo votare a favore e contro astenuti questa mozione. A favore, perché in realtà potremmo anche essere a favore del progetto della statale e di altri progetti interessanti e strategici per quell'area. Ma come ho già spiegato durante la mia discussione, ci sono talmente tante questioni da risolvere ancora prima di fare questo progetto strategico che fa sì che non si possa appoggiare una mozione di questo genere. Oltretutto una mozione che contiene al suo interno delle frasi che davvero votarle a favore, a dare un appoggio è improponibile per noi del 5 Stelle. Richiamano ad esempio la bocciatura dell'ANAC sull'affidamento alle università milanesi come se fosse una bocciatura negativa. In realtà, se abbiamo delle leggi e delle queste leggi sarebbe il caso di rispettarle e rispettarle con orgoglio. Quindi il dubbio è: siamo arrivati così in ritardo, qualcuno se ne prenda la responsabilità. Quindi non additiamo all'ANAC la colpa di aver bocciato un affidamento diretto quando questo lavoro Area Expo doveva svolgerlo davvero anni prima. E la mozione, un po' additando ANAC di questo rallentamento, motiva la ristrettezza delle tempistiche con l'approssimarsi del periodo della manifestazione universale e quindi rimette in campo ancora quella logica che a noi non piace. Per cui, visto che i tempi stringono, andiamo in deroga, andiamo in urgenza e troviamo il modo, bypassando, eludendo anche le regole e cerchiamo anche di dire all'ANAC di non ostacolarci, di portare avanti un progetto che, ripeto, nei contenuti per noi poteva andare avanti. Non solo, ma nel dispositivo stesso ripropone una cosa che abbiamo detto che fino ad oggi non si può fare, cioè il residenziale. E purtroppo, devo ricordare in questa sede, e spero che arriverà il messaggio al magnifico professor Rettore, che nel bilancio di Area Expo d'esercizio al 31 dicembre 2013 la società scrive che per l'avvio di un procedimento di bonifica che tra elaborazione, approvazione e realizzazione potrebbe comportare un tempo da 1 a 2 anni. Lo scrivono nero su bianco sul bilancio d'esercizio di Area Expo. Quindi torniamo a quello che dicevo in discussione generale. Perché siamo arrivati solo ad oggi ad avere ancora questi nodi da sciogliere sulle bonifiche, proponendo poi un progetto che non può essere realizzato? Di chi è la colpa? Perché ha ragione il magnifico rettore quando in commissione territorio ha detto bisogna fare le cose in fretta perché in Italia ci vogliono sempre 20 anni per realizzare qualsiasi cosa. È vero, ma la politica ha delle colpe e andiamo a prendere le persone che avevano le responsabilità di essere arrivati così in ritardo, tra cui Area Expo. Io non capisco perché Area Expo ancora ad oggi non ha sciolto questi nodi e ha fatto un bando che non poteva fare.